Eccomi qua, ciao a tutti ragazzi, bentornati ancora una volta sul mio canale, benvenuti in questo nuovo video. Oggi proseguiamo con la serie sull'alimentazione, in particolare parleremo delle proteine e del perché le proteine sono così importanti per chi fa sport e del perché non possiamo trascurarle quando impostiamo la nostra dieta. Prima di iniziare permettetemi una piccola digressione, infatti ho indossato il mio cappellino Cinelli, che troverete acquistabile attraverso il link qua sotto. È un piccolo modo per sostenere il mio canale e per sostenere la nostra piccola e grande community. Quindi se volete davvero sostenere e contribuire alla crescita di questo canale, vi invito a cliccare nel link che trovate in descrizione per acquistare uno di questi 100 fantastici caps. Prendiamola larga, partiamo da lontano, partiamo dall'origine della parola proteina, che deriva dal greco proteios, che in sostanza significa primo. In sostanza potremmo dire che le proteine sono il primo dei macronutrienti su cui si basa la nostra dieta. Questo per farvi capire davvero quanto sia importante, quanto siano importanti le proteine all'interno di una dieta ben bilanciata. Tanto per renderci conto di quanto siano importanti le proteine a livello metabolico e fisiologico, iniziamo a dire quali sono i meccanismi in cui le proteine sono coinvolte. Il primo, che è quello forse più noto a tutti, è quello di rigenerare i tessuti muscolari stressati o sfibrati da lunghe sessioni di allenamento o dopo intense attività fisiche. Oltre a questo, le proteine hanno un ruolo importante nel mantenimento di un buon sistema immunitario, sono coinvolte nella produzione di ormoni, di enzimi e in particolare sono anche coinvolte nel ricambio dei globuli rossi. Se tutto questo non bastasse, non dobbiamo nemmeno dimenticare quanto sia importante il contributo energetico delle proteine. Considerate che sia in un allenamento che in una gara il 10% di tutta l'energia che utilizzate verrà prodotta appunto dalle proteine. Oltre a questo, le proteine producono, come si diceva poco fa, un ormone, il glucagone, che è un antagonista, tra virgolette, dell'insulina. Uno dei compiti più importanti del glucagone è quello di intervenire liberando glicogeno quando all'interno del nostro corpo si ha un calo di zuccheri, un calo di glucosio, quando insomma la glicemia è molto bassa. In questo caso, liberando molto glicogeno, si attiverà la trasformazione di questo glicogeno appunto in glucosio. Quando parliamo di proteine non possiamo però trascurare l'importanza degli aminoacidi, ovvero gli elementi di base con cui sono costituite le proteine. Tramite aminoacidi e tramite le proteine il nostro organismo ripara le cellule danneggiate. Il nostro organismo utilizza 20 aminoacidi divisi in aminoacidi endogeni, cioè che riusciamo a produrre all'interno del nostro corpo, e aminoacidi esogeni che dobbiamo per forza di cose assimilare tramite l'alimentazione. Di questi aminoacidi esogeni ne possiamo contare 9 e vengono considerati aminoacidi di tipo essenziale, che devono essere ovviamente assimilati per non incorrere in gravi carenze e gravi conseguenze. Detto questo, quindi siamo in grado adesso di comprendere quanto siano importanti le proteine nella nostra dieta e quanto sia importante la loro quantità. Una dieta povera di proteine può avere effetti negativi sulla performance, perché appunto il nostro organismo, per trarre energia, può attivare un processo di demolizione del tessuto muscolare, chiamato anche catabolismo muscolare. Ma che cosa succede se per un breve periodo la nostra alimentazione risulta essere povera di proteine? Beh, se sono eventi occasionali non succede sicuramente niente, probabilmente nemmeno ce ne accorgiamo. Se invece questa carenza di proteine prosegue nel tempo, l'atleta se ne accorgerà sicuramente, perché sarà molto affaticato, la performance scenderà di livello e soprattutto non ci sarà più quella crescita del tono muscolare che invece si aveva con una dieta ricca di proteine. Un atleta può attingere da molti alimenti per tenere alto il proprio tenore proteico all'interno della sua dieta. Può attingere da alimenti di natura vegetale così come da alimenti di natura animale. Ma se tutto questo ben di Dio di verdure e di carni non dovesse essere sufficiente, sotto l'osservazione di un medico e sotto la guida di un preparatore atletico può attingere anche da integratori di proteine, come quelli che vi ho fatto vedere in qualche video. Io per esempio uso questi di Aptonia comprati al Decathlon, una miscela di proteine, aminoacidi e creatina, oppure si possono trovare altre soluzioni come queste che sono solide, sono delle barrette proteiche e insomma ce ne sono molte sul mercato, ecco, ognuno poi scelga quella che più gli piace. Per dovere di cronaca, così come ho ricordato che una carenza di proteine può essere dannosa per l'organismo e per un atleta, anche un'abbondanza troppo eccessiva di proteine può avere gli stessi effetti negativi, anche se si manifestano con altre
patologie e con altri sintomi. Quindi una dieta ben bilanciata con una buona frazione proteica che sia ovviamente direttamente proporzionale allo sforzo e al periodo in cui vi state allenando è sicuramente la buona norma. Bene ragazzi, io per oggi mi fermo qua, anche perché il mondo delle proteine è un argomento vastissimo che porterebbe via ore e ore di conversazione. Spero però che abbiate apprezzato la sintesi con cui ho affrontato questo argomento. Vi ricordo che abbiamo parlato dei rischi di una dieta iperproteica e di quella di una dieta ipoproteica. Abbiamo parlato anche di quanto siano importanti le proteine per la massima performance sportiva e dei range di assimilazione per chilo di peso. Se questo video vi è piaciuto, mettete un bel like, noi ci vediamo al prossimo video e buon allenamento. Ciao!